Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, non so, oggi partiamo con un po' di Leatherfest. Allora, facciamo questo evento. Dobbiamo andare, mostra navigazione qua. Quindi, scendo qui. A fare un po' di associazioni di pesca, così poi dopo magari andiamo a fare l'esplorazione e qualche missione che, non, che abbiamo lasciato indietro. Non è possibile, vero? Ma se fosse davvero così non posso essere, però non è da escludere, dico bene. Salve, mademoiselle, c'è qualcosa che ti preoccupa? Oh no, non è niente, mi chiamo Della Roche, sono un rappresentante dell'associazione di pesca di Fontaine. Come posso esservi d'aiuto? Qui siete avventurieri, finalmente qualcuno ha udito le mie preghiere. Prima mi hanno fatto subito che sta affondando un problema, niente paura. Ora hai a disposizione due avventurieri super esperti. Ci occuperemo di qualunque cosa tu voglia, in cambio ovviamente di un po' di money. Siete esattamente il tuo che mi servirà. Vedete, c'è una zona di pesca nei pressi di Erinys che ultimamente si è letteralmente svuotata. Non ci sono più pesci, sono svaniti troppo in fretta per essere opera di altri pescatori umani. In quanto rappresentante dell'associazione di pesca, ho un programma di ispezionare l'area immediatamente. Già, ma purtroppo proprio perché sono rappresentante dell'associazione di pesca ci sono altre commissioni che devo aggiungere. Ti pregare, pertanto, vorresti che investigassimo noi al posto tuo, giusto? Lui così, capitano insegna, stavo pensando di delegare questo compito a voi. Come fate a sapere sempre cosa stavo per dire? Non siete mica una specie di veggente, magari degli oracoli come quelli delle fiabe? Già ne abbiamo visto tante di situazioni simili in fondo. Ah, beh, felice di saperlo. Dormirò, sono tranquilli, sapendo che il caso sia nelle vostre mani. Ma dobbiamo soltanto investigare su pesci e scomparsi, e così non sembra niente di complicato. No, dovete abbassare la guardia. In quanto rappresentante dell'associazione di pesca, ho le mie buone ragioni per credere che i pesci siano spariti a causa di un incontro con i folletti dell'acqua. Sì, voi due siete stranieri, vero? Nelle nostre fiabe si parla spesso di una terrificante creatura acquatica che si chiama Telxi. Quando siamo piccoli, i nostri genitori ci raccontano sempre la stessa storia. Ci si allontaniamo da soli nell'acqua e saremo presi e divorati da un folletto dell'acqua di Telxi. Il folletto dell'acqua che mangia mai i bambini. Se non avete che aspetto, a mio padre è sempre descritta come una donna serpente bellissima, con la pelle multicolore, mentre mia madre diceva che è un viso stupendo, però è strano perché, se chiedessi ad altri, potrebbe dirti che è un pinguino un po' appassutello e l'apparenza ingannevole, anche se il suo aspetto varia in base alle storie, tutti concordano nel dire che è una creatura pericolosissima. Vive nelle caverne sommerse circondate da ossa pallide e usa il suo olfatto eccezionale per trovare bambini che hanno smarrito la strada di casa. E una volta trovata, usa il suo canto celestiale per attivarli, per attirare le acque e ingoiarli. In un sul boccone agghiacciante, non credete? Sì, è abbastanza spaventoso, ma niente diverso rispetto alle fiabe. Dico bene, dopo tutto questo tempo di storia vengono inventate apposta per tenere i bambini lontano dai pericoli. E se questa fiaba fosse ispirata ai fatti reali, proprio come le vene d'acqua che hanno sempre una sorgente? Beh, non definirei esattamente una prova, ma attualmente girano le voci. Pare che qualcuno abbia visto un ragazzino immergersi nell'acqua come se fosse posseduto. Non mi sembra una tipica risposta al richiamo di un folletto dell'acqua. Quindi qualcuno è stato davvero mangiato da un folletto dell'acqua? Sono solo le voci, difficile confermarlo, però a quanto pare è successo tutto a Ernest. Per come la posso io, la situazione è non prendere sotto gamba. Su quell'isola hanno costruito sia il teatro, l'opera, sia la fontana Giussi. Appare che laggiù ci siano anche le sorgenti di molte vene d'acqua. Se consideriamo anche la nebbia misteriosa, l'albero gigante con le sue robuste profonde radici e le vasche secondo cui sull'isola esistono elementi a usare in grado di comprendere la lingua degli umani. Sarebbe così strano credere che sull'isola così piena di misteri esista anche qualcosa di terrificante come un folletto dell'acqua? Abbiamo l'impressione che tu voglia prendere gioco di noi e hai semplicemente messo insieme una catena di dicerie. Però se qualcuno si è davvero fatto male non possiamo certo ignorare, giusto? Magnifico, allora vi segno sulla mappa la zona che controllare. Non dimenticate comunque che la sicurezza è la prima cosa. La congettura del folletto dell'acqua. Dove si va? Di là. Andiamo qua. Magari c'è anche qualcosa, qualche scrigno qua in giro, magari lo facciamo. L'abbiamo già fatti qua. Ma qui sopra c'è qualcosa che non abbiamo.
provo questo. Forse devo spaccare un po' di culi. Shine down! Fry! Uno era qui. There is no escape. Wind strike. Vabbè. Ma là sotto come si apre? Ci sono altre chiavi da trovare. Le cercheremo. Troveremo? Non lo so. Però le cercheremo. Time to go. Quindi quello là è dentro. I follow the wind. Ok. Ma intanto andiamo lì. Ah, possono essere anche in giro. Allora sicuramente l'altro sarà lassù. Oppure di qua. Time to go. Wind strike. Shine down. No. Potrà mai essere l'altro. Devo vedere sopra. Time to go. Forse qui. Ok, abbiamo trovato la chiave. No. A fateful offering. Nient'altro. Dove dobbiamo esplorare qui? Time to go. Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Gli ormai si sono messo l'acqua. Sembra piuttosto fresco. Il folletto dell'acqua abbia agito di nuovo. Guardiamoci intorno, vediamo se c'è qualche indizio. Aspetta, non c'è niente.
Si sente un orgoglio provenire dall'acqua. L'umore si fa sempre più forte finché qualcosa non emerge dall'acqua schizzando dappertutto. Cos'è quello? Non ti avvicinare. Traveler? I'm sorry. Avevo dimenticato di togliermelo. Paimon, are you okay? Ma tutto bene? Paimon ti ha così scambiato per un folletto dell'acqua, meno male. Eri solo tu col casco in testa, un folletto dell'acqua? Detto che sorpresa. Hai sentito anche tu questo enorme. Conosci forse qualcun altro che sta indagando su questo folletto dell'acqua? No, credo che sia una situazione completamente diversa. Certo, conosco questo nome grazie a una mia datrice di lavoro. Avevo notato i marchi pinguini che hai fornito una robotica, così mi ha contattato tramite il padrone del negozio. Voleva che pubblicassi un giocattolo specifico seguendo la sua richiesta. Adesso il giocattolo il nome di te. Sì. Però è un po' inquietante chiamare un giocattolo con il nome di un folletto dell'acqua. Al momento fermi tutti i frame e non accettano incarichi da altre persone. Sì, però mi ha fatto una richiesta speciale, ma per rispettare la sua privacy non mi è concesso parlare. È tutto a posto, comunque tra poco verrà da me a valutare i progressi. E dirò che voi due siete amici fidati. Una volta fatto ciò, forse sarà disponibile a fornirvi qualche informazione che vi tornerà utile per continuare a indagare. Tanto il freddo è distante, ma in realtà sei davvero premuroso. Il nostro obiettivo non è necessariamente il folletto dell'acqua. Comunque vogliamo innanzitutto sapere come mai i pesci sono spariti. Pesci? Finalmente non uscì leggermente si perde nei suoi pensieri dopo aver saputo che il nostro incarico da parte dell'associazione di pesca improvvisamente sussulta emettendo un breve rantolo. Credo di aver capito cosa è successo. Nelle ultime settimane ho guardato testi con me per testarlo sott'acqua. Le prove di pressurizzazione tendono a generare molto rumore. Quindi tutto questo per i pesci scomparsi, beh, probabilmente è stata colpa mia. Allora è tutto qui, decisamente plausibile. Un momento, allora, il ragazzino di cui abbiamo sentito parlare, quello che camminava verso l'acqua profonda, si trattava di me. Quindi ero solo opera di Fremen. Prima non stavo già iniziando a immaginare che aspetto potesse avere il folletto dell'acqua della fiaba, e alla fine era tutta una bufola. Mi dispiace, quando pare che la problemi tutti, cerco di completare l'incarico al più presto possibile. Una volta finito, i pesci dovrebbero tornare senza problemi. Grazie. Comunque, quando si rimane da fare, Fremen, magari possiamo darci una mano. Grazie per l'offerta, ma non voglio creare alcun disturbo. Ma che è quale disturbo? Appena finito amici fidati e tra noi amici si è abituato a vicenda. Ma non dovreste prima avvertire la vostra committente? Non è così che funziona, vedi prima, non ho mai capito come funziona. È vero che ci ha chiesto solo di capire come mai i pesci sono scomparsi, ma se andassimo a dirle che sia tutto il malinteso, può stare sicuro che incarnerebbe immediatamente di aiutarti a far tornare i pesci. Esatto, quindi se possiamo aiutarti a completare il valore di avere i pesci, ci risparmieresti un viaggio in più. Ma certo, capisco anche che tu la pensi così. Va bene, allora mi fido di voi, venite laggiù allo stesso accampamento di fortuna. Io avevo visto... Time to go! Ho visto male. Vabbè, andiamo avanti qua. Avevo visto uno scrigno. Ecco, forse questo. Come facciamo qua? Perché si avvicinano. Quando si avvicinano. A fateful offering. E anche qui avevo visto uno scrigno. Time to go. So che ci siamo. Brings a smile to my face. Time to go. Tch.
Time to go. I've stored Thelxi in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxi! So that's Fremenet's version. Parla proprio così, questo è Thelxi, secondo i Fremenet, è pure a forma di pinguino, proprio come persona. Se di Thelxi dovesse pinguino, probabilmente sarebbe un grande amico del person. Non è un luogo particolarmente famoso e importante. Non badare a questo. Piacere di conoscere Thelxi, sai come si saluta? Quindi Thelxi sta a parlare? Ovviamente di installare un modulo di sintesi vocale, non avendo avuto tempo da dovuto rinunciarci. Al momento è in grado di comunicare solo con i messaggi preimpostati, presenti solo alla sua scheda madre. Mi hanno dato la capacità di convincere perché i messaggi in parole comprensibili, quindi però non è in grado di parlare con noi. Non serve alterare il tecnico, in pratica vuoi che ti aiutiamo a completare il modulo di sintesi vocale e installarlo, giusto? Non ce n'è bisogno, in fondo non c'è altra tecnica di tentativo che volevo fare. Sono due cose che vorrei mi desse una mano. La prima è effettuare dei test inserimento della scheda madre, per assicurarsi che i test funzionino in modo corretto nella maggior parte dei casi. Non sembra troppo difficile con l'altra cosa? L'altra cosa dovrebbe essere altrettanto rapida. Dovrete portarmi delle conchiglie colorate e dei coralli per creare un'arma letale da taxi. Un'arma taxi deve combattere? Dovrà andare alla carica con l'arma al pugno con il principale della leggenda. La richiesta della mia datrice di lavoro. Che tipo di fantasioso ha usato il nome di un folletto dell'acqua, ma vuole che abbia rispetto di un principe? Beh, prescindere dal ruolo della specie che ha, lo scopo di Thelxi resta lo stesso, proprio come per aveva in questo modo per essere il compagno di qualcuno. Ha parlato di nuovo. Potrà reagire a alcune parole specifiche, ma purtroppo gli manca il modo di introduzione simultanea, quindi non è ancora in grado di comunicare con noi. Che peccato, comunque direi che mentre c'è lavoro potremmo cominciare con la prova della scheda madre, visto che stiamo la cosa più immediata da fare. Per me va bene, scheda madre sul mio tavolo, sul lavoro, venite. Ah, here we go. Ecco qua, qui c'è anche il manuale operativo, quindi lo giuro pure se non sapete come procedere. Volete fare un tentativo? Non preoccupatevi, se qualcosa va stato all'inizio, ho già preparato diverse schede di ricambio. Bene, conoscendoti sto a capire subito come funziona. Dopo aver venuto un usare la testa sinistra per assemblare il circuito. Non ho capito che cazzo devo fare. Come si fa a ruotare? Così. Ah, perché da sotto. Stai andando bene, proprio come mi aspettavo. Le incariche simili ne abbiamo portate a termine un bel po', sai? Allora passiamo alla parte subacquea. Come vi dicevo prima, ci servono conchiglie colorate e coralli. A proposito, avete dimenticato quegli ambienti da qua, ci contiene, giusto? Bene, così meglio. Fatevi sapere se non vi siete... Solo ancora un modo di sono... Ok. Andare di qua. Ti do un'occhiata per vedere cosa c'è qui. C'è un tizio. Time to go.
Time to go. Se dobbiamo controllare la conchiglia, ok. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water. Did you notice any interesting things? Tutti i materiali per le armi. The echoing conch should have detected some just now. Allora, uno. Let's go check them out. Uno qua. L'altro che è là sotto. C'è anche una foca. All right, these. Cos'è questa conchiglia incisa? Ah, ok, siamo in quel punto di nave, no? C'era un buco qua e l'abbiamo aperto, giusto?
Time to go. Ah, Fremenè, you're back. Sei tornato, immaginavo che fossi immerso da qualche parte. Chiedo scusa, madame. Non volevo far attendere a ogni modo, ti riferisco che la costruzione di taxi sta procedendo speditamente. Non c'è alcuna offerta, sono lato a darti il lavoro, non ti trovo sorpreso. Allora, sono 2 mesi, amici fidati, mi metteranno con i lavori per taxi. Sì, lo vedo. Beh, per una persona responsabile come te, ormai non me l'avrei mai sentito altrettanto responsabile. Molto piacere, madame. Nuovo account, piacere ai nuovi amici. Fissato con le storie dell'acqua, il figlio. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. Quindi vi andrà per ascoltare la mia storia, certo. What a lovely little fairy. Sei proprio un amore di fatina, lasciami pensare nel migliore modo per esporre. Però il povero per tenere i propri figli lontani dall'acqua, i genitori si sono inventati una storia tra figure e colletti dell'acqua, come le spaventose creature che rapiscono i bambini. Tuttavia mia figlia speciale, la maggior parte dei bambini, è terrorizzata da Tessie. Innamorato di un folletto d'acqua? Che ometto coraggioso. Già, mi ha detto che per ero sul folletto d'acqua è stato frainteso. Secondo lui, non canta per rapire i bambini, ma perché desidera avere degli amici. Di conseguenza, spesso si allontana indisposto per andare vicino all'acqua. Quindi vorrebbe fare amicizia con un folletto dell'acqua, così da non farlo più sentire solo. Una prospettiva decisamente unica. Ti ringrazio, piccola Paimon. In effetti, lui non è come gli altri. Quando aveva 8 anni, gli fu diagnosticata la sindrome della solitudine. È una sorta di disturbo mentale, quelle che ne saprono possono avvertire sensazioni di solitudine estrema, oltre ad avere perdito l'interesse per la comunità attiva quotidiana. È probabilmente per via di questa sindrome che ti è terminato a fare amicizia con il folletto dell'acqua. È un disturbo molto grave. Se in questo effetto anche tu, Paimon, probabilmente si usassi solo una faccione con le parole che ora rivolgi a Count. Non sia mai, dovremmo trovare un dottore in grado di curare Paimon. Paimon ha stabilito con il Count una quota minima di 2000 parole al giorno e non ne accetterà neanche una di meno. Un figlio ha già iniziato una terapia insieme al nostro medico di famiglia, ma essendo un disturbo raro non ci sono molti percorsi di cura efficaci. Ultimamente ha sviluppato anche dei nuovi sintomi. Ha delle illusioni. Esatto, per dire le parole povere non riesco a distinguere tra fantasia e realtà. Trascorre tutto il tempo nel suo mondo immaginario. E quindi cosa avete in questo mondo immaginario? È un sogno di cui si parlava spesso quando ero un piccolo. Mi sono appunto delle parole che ogni tanto dice nei suoi deliri. C'era una volta sott'acqua uno sveglio regno dei folletti dell'acqua sulla pianura di Salacia, così 200 metri sotto la superficie. Numerosi graziosi folletti dell'acqua vivevano in case fatte di conchiglie e coralli arcobaleno, occupandosi degli animali marini durante il giorno, incantando tra campi ed algamarie dorati durante la notte, tutti che conducevano una vita spensierata e felice fino al giorno della parata dell'indiriscente, l'importante festa durante la quale sarebbe stato incoronato un nuovo re. Prima del festival, tutti i folletti dell'acqua scioglievano la perla più preziosa al loro possesso, la volgevano in rame le foglie dorate e la offrivano al loro principe più amato. Durante il giorno della parata, il principe avrebbe attraversato un potente arcobaleno fatto con tutte le conchiglie offerte e avrebbe accettato la corona al suo padre. Te la applausi del suo sudditi, infine il nuovo ne avrebbe benedetto tutti i suoi con i suoi auguri. Il nome del principe non era niente meno che Telex. Incredibile, tutta l'opera della mente di tuo figlio, praticamente ha plasmato in modo affettato a portare Telex, sempre un sogno stupendo. Purtroppo i bestioni hanno detto che durano a lungo la fine della storia, c'è un colpo di scena inaspettato. Il giorno della parata l'irredicente è giunto come previsto, ma assieme al principe è arrivata anche una moltitudine di mostri. I mostri erano malvagi e crudeli e incutevano paura a tutti i folletti dell'acqua. I folletti dell'acqua dediti solo in particolar modo al canto, non potevano difendersi dai mostri. Così il regno cadde, il re fu ucciso e i folletti dell'acqua furono rinchiusi dietro le sbarre. Il ponte arcobaleno perse il suo colore e si sgretolò. Il principe riuscì a malapena a fuggire con l'aiuto di un misterioso individuo mascherato, ma aveva già perso tutto e poteva solo passare i suoi giorni cantando canzoni messe. E come il principe cantava per solitudine, così la sua canzone poteva essere ascoltata solamente da bambini altrettanto solitari. Come può la storia concludersi così? È questo tipo di fantasia che ha causato la sindrome della solitudine a tuo figlio? Beh, è più corretto il contrario, la sindrome di aver fatto sì che queste illusioni così tremende si manifestassero. Ma il problema principale è che il paziente perde il contatto con la realtà, immergendosi completamente nel mondo che la sua mente ha partorito. Il piccolo non riuscirà più a distinguere ciò che è vero e ciò che non lo è. Ha già iniziato a identificarsi con Tex. Forse nella sua mente la solitudine che avvertiva è diventata come quella che provava un principe che ha perso tutto ciò che amava, in cui credeva. Cosa quindi questo che intendi per illusioni incontrollabili? Allora dobbiamo aiutarlo a tornare alla realtà.
Purtroppo per gran parte del tempo agisce come se non fosse più in grado di percepire e interagire col mondo reale, non ha discusso diverse volte col dottore, e lui pensa che la cosa migliore sia provare a guidare la sua fantasia. Tempo fa ha deciso di creare un libro distratto basato sul suo modo di immaginario, ma dato che il disturbo è peggiorato, in fretta non è mai andato oltre la prima pagina. Utilizzare il libro potrebbe aiutarlo a comprendere i progressi, ecco, guarda pure. Quindi il figlio di Zura considera Tex come un pinguino. Sembra così triste. Quello che possiamo fare è aiutarlo a completare questo libro illustrato. Però dovremmo fare in modo che la storia abbia un finale diverso. Uno dove i principi folletti dell'acqua è in grado di rimettere insieme il suo regno con l'aiuto dei suoi amici. Lo scopo è scacciare la tristezza e la solitudine che lo tengono bloccato e farli sentire che il mondo è pieno di speranza. Questo è ciò che intende per guidare la sua fantasia. Ma se abbiamo solo a fargli completare il libro, perché ha chiesto il framework di creare Tex? Perché dobbiamo considerare la storia contenuta nel libro come reale, come se gli eventi di chi racconta fossero così davvero? Dovremmo partire per un viaggio nei panni di Tex. Aiutarlo a riavere la corona del regno. Però mio figlio non è più in grado di affrontare un viaggio lontano. Per questo ho chiesto a Fremit di affabbricare un taxi e mio amico per illustrare le tappe del viaggio all'interno del libro. Una specie di controfigura per il tuo figlio. Prima inizia a capire adesso. Ci ha pensato davvero in fondo Zuria Clement, però adesso ha una domanda. Dove la troviamo? Il preciso regno dei folletti dell'acqua. Ci sono rovine sul fondo del marino nei pressi della penura di Salaccio. Ho già chiesto a Fremit di localizzare. Potremmo considerare una di quelle come i resti del regno. Quindi in particolare dovremmo mettere in scena un grande viaggio del regno dei folletti dell'acqua. Si scacceranno i mostri che infestano con le rovine e conterrà come scacciare i mostri che hanno invaso il regno, giusto? Purtroppo non hanno aspettato semplicemente recitare esattamente come ha detto Zuria. Dobbiamo prendere seriamente l'unico modo per farlo convincere che tutto ciò che accade sia reale. Quindi non c'è da scherzare, come una specie di esperienza immersiva. Non so in termini metterla, vabbè, in ogni caso... Volevo proprio aiutarti, lo preoccupato lo serve essere così rigorosi, non è nulla che io faccia il mio figlio. Dopo la situazione potremmo anche pensare che voglia dormire un po' di più a lungo, per così sapere il sogno di cui è tanto affatuato. Coraggio su col morale, se ci mostriamo così turbati anche mio figlio finirà con l'aiutarci. Forse è meglio che ora torni da lui, devo vedere come si fa. Ci siamo stabiliti veramente sulla collina laggiù, così da dare a mio figlio un posto migliore dove trascorrere la convalescenza. Non è lontano dall'acqua, c'è un panorama bellissimo, se avete bisogno venite a trovarmi quando volete. Tutto chiaro, solo un'ultima cosa, grazie a tutti questi miei amici ho fatto molti progressi su Tessi, credo che sarà pronto domani. Ma che splendida notizia, grazie infinite per il vostro impegno. Ora che ci penso, che niente di incontrare tutti tra due giorni per digerire il miglioretto dell'acqua. Prometto, ci vediamo fra due giorni. Zuria sembra una donna coraggiosa e ottimista, per me penso che questo piano possa funzionare. Andiamo un attimo a parlare, ci sono un po' di cose che non ha voluto dire in sua presenza. Ah, volevo parlare con lui. What is it, Fernie? Cosa ci volevi dire? Se è possibile, spero che possiate prepararvi mentalmente. Calcia che volta che incontri qualcuno affetto di un disturbo del genere, dico bene. So che sei molto forte e che sei disposto a tutto aiutare quella ragazzina, ma tra l'autore di questo sindrome, se le cose non dovessero andare per il verso giusto, spero che non accetterà l'esito, che non ci sia di attestartene la colpa. Perché fare questi discorsi così improvviso? Abbiamo promesso a Zuria di essere ottimisti, di essere positivo, no? Non è che non si è ottimisti. È solo che conosci bene questa malattia, quindi per questo che sembrerai sapere esattamente di cosa si sta parlando. Un momento, Fremit, non dire... Ma prima che anche tu... No, in fondo io non ho mai avuto, è solo che mi è capitato di vedere molti casi del genere alla casa di popolare quando c'era la vecchia direttrice. Si dice che ci sono molti fattori per lo sviluppo di questa malattia. Ne ho sentiti a decine, fattori ereditari, condizioni psichiche, elementari, mentali e perfino effetti di anomalia geomantica. Alcuni affermano perfino che sia causata dalla contaminazione dei resti divini. Da quanto ho potuto assistere, prima persona gli esiti positivi sono molto rari. Nei casi peggiori, malato può perfino perdere la vita. Cosa davvero può essere tutto grave. Paimon crede che fosse solo più taciturno del solito. Se quel genere di malattia perciò si rende conto di non poter sopportare uno scenario così negativo, per rischio che vi ritirate indietro. Nel caso dovreste andare male, non voglio che lo avessi scelto come fallimento. Sì, infatti, che abbiamo visto cose del genere, non importa quasi situazioni difficili, dovremmo affrontare e non ci staremo sopra a fare della paura. Capisco, ben tal caso vedremo assieme come finirà questa avventura fantastica nel mondo reale. Sì, però Paimon ora ha una domanda. Se questa malattia è così brutta,
Come hai detto poco fa, tu credi che il metodo di Zuria possa dimostrarsi efficace? In pratica è stato solo usare un giocattolo per impressionare Tex. Vedo le rovine come il regno dei fuletti dell'acqua. L'intera avventura può diventare un libro illustrato che Zuria farà leggere a suo figlio. Bello che possa sortire qualche effetto su quel ragazzino, tutta la nostra civile fantasia. Significa che desidera trovare la salvezza. L'unico motivo per cui ha permesso al regno dei suoi sogni di cadere è perché ha perso il controllo del suo stesso cuore. Ma se grazie a noi riuscirà a riprendere il controllo e fuggire dalle tenebre, riusciremo a cambiare il suo mondo. È un po' come aiutare qualcuno che ha perso l'uso della voce e parla nuovamente. Pevo, capisci cosa vuol dire? Come fai a capire così bene la situazione, Fremine? Forse perché in passato anche io ho avuto tanti sogni, avevo un modo sfatato molto simile a quello del figlio di Zuria, ma è stato un enorme aiuto. Per questo credo fermamente in potere dei mondi di fantasia. E quindi te la ricordi. Che roba è Pinguinopoli? Paimon non si ricorda niente, è un mondo fatato anche quello, non lasciate Paimon all'oscuro. Sta estraendo presente il casco d'immersione e lo indossa. E perché lo indossi? È solo una delle mie stranezze, non badateci troppo. Comunque Pinguinopoli è un luogo specifico dove abitato un sacco di pinguini, ognuno di loro è bravissimo, costruire giocattoli meccanici. Pers è il grande eroe della città, non è il suo silenzioso protettore. Pers, non sei stato tu stesso a costruirlo? Spesso mi piace pensare che sia stato perso a venire da me, perché aveva capito quanto avessi bisogno di lui, quindi più che io ad aver creato lui, possiamo dire che sia stato lui a scegliere me come amico. Sembra che anche Fabri stia perdendo controllo delle sue fantasie. Non credo riesco ancora di singolarità della finzione, ma sono convinto che il mondo sia fatato dei miei sogni, da qualche parte esista davvero. Magari è solo nascosto e difficile da vedere, eppure in grado di liberarsi soltanto in alcuni momenti specifici. Momenti specifici, tipo quando indosso il casco dell'immersione, sì, qualche volta succede. Davvero, per te l'ho detto solo perché l'ha appena fatto. Vi è mai capitato di osservare il mondo superficie mentre siete sott'acqua? È come guardare dall'esterno in un mondo completamente diverso, qualcosa di surreale, ti fa sentire allenato, ma al tempo stesso ti fa sentire protetto. Quando indosso il casco di immersione avverto una sensazione molto simile. In quei momenti riesco a vedere cose stupefacenti, come se la fiaba diventasse realtà. È quasi come un miracolo. Sul serio, come un miracolo? Beh, questo è un ordine. E devi ancora finire l'arma di Tess, è vero? Non vogliamo rubarti altro tempo dal tuo incarico. Già, mi restano ancora da raccogliere alcuni strumenti che mi servono per l'arma. Devo cercare di finire tutto entro domani. Grazie per avermi ricordato, Pemo. Di certo ti sarà un'altra occasione per riprovare il mio casco. Se non date per aiuto, ora vado, ci vediamo dopo domani. Che abbiamo a che fare con la malattia mentale, praticamente. Dammi intriga questa parte. Allora, ma è la sfida. Quindi qua. Avvia. Il processo di back comprende dei circuiti interrotti e si connetteranno immediatamente quando segnala il passato presso l'interruttore induzione e colore corrispondente. Quindi questo qua. Proviamo. Ok. Sfida successiva. In un processo di bug possono esserci fino a 2 circuiti coinvolti. Il punto iniziale è terminare ciascun circuito possedendo lo stesso colore. Quindi l'arancione va là. Abbiamo fatto, no? Cosa che c'è qua nell'inventario? Dov'è la sfida?
come prima, perché dobbiamo trovare i pezzi. Quando la conchiglia che già mettere di sogno, mostrare le posizioni possibili all'archibaggio, non mi ha un marco, il numero che sono dalla sfida. Quindi questo l'abbiamo fatto, si sblocca tutto fra un giorno, quindi l'evento l'abbiamo finito. Allora, volevo andare a prendere quella missione qua che ho visto l'altro giorno che non l'abbiamo fatta. Dovrebbe essere qui. Ho invitato qualcuno a consegnare il tuo rapporto all'istituto, di ogni caso lascio te il resto del lavoro, madame. Naturalmente, monsieur, quando l'aiuto di cui si parlava prima, non c'è ragione di preoccuparsi, al momento giusto il ricercatore senior onorario sarà al vostro fianco. È bello vedere così presto il ricercatore senior onorario, lascio che mi presenti l'investigatore speciale incaricata del caso del nucleo cinetico dell'Archeum rubato, madame Fusilier. Prima di chiedere nuovamente il tuo aiuto, lascia che ti spieghi il caso del furto nel nucleo cinetico dell'Archeum. Ho anche un paio di informazioni da aggiungere. Raymond spiega la ragione per cui l'istituto di ricerca di Fontaine hanno sospettato subito di Nacker. Dicono di aver registrato un'impennata energia del laboratorio centrale, ne sarebbe stato investito, quindi solo dei veri addetti lavori avrebbero potuto soffermarsi in quel luogo. Inoltre è troppo strano che l'attacco sia coinciso con l'attivazione del generatore del campo sperimentale. Raymond, convinto che il saboratore sia un cercatore esperto legato al progetto di ricerca, del resto le indagini e le ricostruzioni successive supportano questa teoria. Sono solo tre le persone di istituto di ricerca di Fontaine che corrispondono a questo profilo, Raymond, Nick e Edwin, che però ha deciduto l'esplosione. L'indagine interna sta coinvolgendo anche Raymond, l'ammette lui stesso, e lascia prendere che si tratta di un'esperienza tutt'altro che piacevole. Il tuo obiettivo principale rimane in caso determinato se si trova nel nucleo. È troppo rischioso lasciare incontrollato un prototipo tanto instabile, capace di esplodere spandendo un'ondata all'archium su tutto ciò che lo circonda. Vuol dire che potrebbe esplodere di nuovo da un momento all'altro. Cavan, sembra che abbiamo un'altra scelta, sembra che Nacker si meriti davvero una bella sculacciata. Conto su voi due, mi raccomando, adesso devo tornare all'istituto. Non credo che Monsieur Rochesso possa far fronte da solo a tutti i miei giornalisti ancora a lungo. Voglio andare in fondo alla questione il prima possibile, forse anche solo per la salute. Ti ringrazio. E quando si allontana. Il giocatore signor Ronaldo, dobbiamo agire in fretta, solo trovando il vero colpevole potremo salvare la posizione di Monsieur Edwin. Edwin mi ha aiutato in più occasioni, si è dimostrato una persona per bene, Nacker invece è un essere ignobile. Ha sfruttato le ricerche di Monsieur Edwin per i suoi interessi, per arrecare danno all'istituto imperdonabile. Credo che abbia incassato il Monsieur Edwin in occasione della prima esplosione dell'istituto. Del resto le cose si sono messe in maniera tale da portare vantaggio unicamente a lui. E in più il nucleo genetico dell'Archeum è nelle sue mani. Se Nacker è ancora vivo, troverò e glielo farò pagare. Tuttavia non credo che sia qui per parlare di questo. Dico bene, ricercatore senior, a quest'ora andiamo a Porto Luminoso. Una volta sul passo vi spiegherò i dettagli. Ok,
qui, ma dobbiamo andare di là. Aspetta, che devo controllare cosa c'è. Anche qua dietro. Se vendevano qualcosa. Provisions are vital. Down.
Illusion shattered. Hold the line. So this is the thrill of adventure. Cosa facciamo qui? Siamo spie professioniste. Bene, infatti siamo qui per origliare, non credo che ci toccherà aspettare ancora un po'. Nascondiamoci tra quegli arbusti. Guarda, ci sono proprio le persone che stavamo aspettando. Le mie indagini suggeriscono che sono qui per rivendere la parte dei merci che ha a che fare con l'istituto di ricerca di Fontaine. Avviciniamoci un po'. C'è qualcuno laggiù? Ci hanno visti? Sembra che tu non conosca le regole, non voglio aggiungere altro. Ti ho avvertito, addio. Qualcuno... Andiamo, tagliamo di mezzo chiunque ami. Chiunque hai fatto il naso. Shine down! Hold the line! Wind strike! Illusion shattered! Così dai posto, peggio per me. Non importa che vi mandate per mettermi a tacere, fate come credete. Nessuno sta cercando di farti chiudere il becco, piuttosto il contrario. Sono investigatore speciale dell'Istituto di ricerca di Fontaine. Sospettiamo che tu, Monsieur, sia coinvolto nella sparizione del nucleo cinetico dell'Archium. Ti preghiamo di collaborare alle indagini. Quindi è così che l'Istituto cerca gente che collabori alle indagini. Noi li stiamo agendo di nascosto, non sorprende affatto. Fate una tecnica investigativa essenziale e posso spiegare tutto. Non capisco. Cioè, di che diamo stiamo parlando? Credo stia cercando di dirti quello che idiota ha rubato l'istituto. Ma roba che ha una potenza esplosiva devastante. Se esplodesse vicino al porto luminoso, sarebbe fuori tutti i pesci e bloccherebbe il transito delle navi per fermare gli otto in questione che sono qui. Quindi hai capito bene? L'assunto perfetto, pare ci sia ancora qualcuno con cui dei neuroni funzionanti, dopo tutto. Capisco, quindi siete qui per fare del bene. Invece pensavo fosse gente mandata dall'OLR per mettermi a tacere una volta per tutte. Ho mai interpretato le vostre intenzioni, mi spiace per farmi perdonare appena possibile, vi offrirò da bere. Affari, credo che anche voi abbiate capito male, non faccio affari con dei pazienti.
dei pezzenti con i loro liegi, gira sempre con quelli di Cedna e si preoccupa solo di esportare la merce di Fontaine. Per il suo ritorno personale, il peggiore tempo fa, è venuto a chiedermi aiuto per far uscire clandestinamente una persona da Fontaine. Far uscire clandestinamente si potrebbe trattarsi di hacker che noi stiamo cercando. E com'è andata, monsieur? Non mi ha ispirato fiducia, quindi ho rifiutato la sua proposta. Sembra un poco delusa. Madame Fusier, non è così? Cosa non ha fatto? Come potrei mai desiderare che qualcuno commettesse un crimine? Impossibile. Oggi è venuto fin qui a minacciarmi. Mi ha raccontato di non preferire parola su quell'episodio, altrimenti il suo capo Concini sarebbe venuto a farmela pagare. Io ero lì per farlo pentire le sue parole quando nel mare si è accorto di voi. Che origliava, mi sono distratto quando ne ho approfittato per darsi la gamba e mi toccherà attendere la prossima occasione per un incontro. Prima non l'ha mai sentito nominare, potrebbe essere un fatus? Lasciamo stare, prima non piace scherzare, non è che ogni persona che incontriamo debba essere un fatus. Lo pensavo anch'io, ma non riesco a spiegarmi chi sia così voglia quel concilio di Sheldon. So solamente che un acquirente importante, uno che ha comprato un sacco di roba e di attrezzature di mandare al porto, non di che affari tratti però. A parte questo mi basta sapere che frequenta l'Oliere per concludere che non deve essere migliore di lui. Capo, non è il posto giusto per parlare, questo torniamo dalla nave. Giusto, venite con me, vi terrò a trovare quel nucleo. È così esattamente che cercate. Che sapeva che ci sarebbe stata una svolta da qualche tipo? Non sarei mica pianificato di portarci a bordo per uccidere e buttare al mare i nostri corpi, vero? Tutto porto il mio sono... Vabbè. Andiamo a salire. Time to go. Scusa. Possiamo fare così? No, più che altro che faccio prima. Questa è la nave, naturalmente, ma adesso andiamo dal sodo, non c'è tempo da perdere perché, se ho capito bene, quella roba potrebbe esplodere da un secondo all'altro. Fatto che non abbiamo altro cui basarci, stando a quanto sappiamo finora, tu gestisci il più grande operazione commerciale clandestina al porto Luminoso e spesso tratti oggetti legati a qualche modo all'istituto. Nel corso dell'indagine nel porto i nostri investigatori hanno trovato tracce di reazioni energetiche. Crediamo che Nacker possa essere passato di qui, per questo seguo le piste commerciali. Il mercato clandestino e il mercato nero non sono la stessa cosa, io non sono un parassita della Trevoglie. Appena messo di lavorare nel mercato clandestino, smetti di fare santarellino, avrei già catturato quell'Olie. Se mi avessi contattato prima, dicevo volermi dare una lezione. Tu che ci hai dato una parola, ti avremmo spiegato tutto prima, se non avessi dato l'occasione. Pronunciato per molte frasi, che significa senza dire una parola? Segnerò il loro nome all'istituto. Dice che qualcuno ha accettato la sua proposta, già, magari qualcuno ha già stato pagato. A me risulta che l'Olier preferisce ingaggiare poveracci fannulloni che passano giornate a sognare. E si tratta di tipi più facili da raggirare. Sembra che sappiate di cosa sta parlando. Credo che sia per caso di andare sul posto e farci due chiacchiere. Un attimo, non abbiamo uno straccio di prova. Se come le chiede farò in modo di trovarle, ma prima bisogna che mi guardi negli occhi e mi dica la verità. Dirigimi al timone arrugginito. Questo può servire agli ubriacoli. Non conosci i suoi standard morali ed economici, dubito che il tuo tipo ti possa permettersi un tetto sulla testa. Credo che non abbia altra casa lì fuori della taverna. Per sicurezza ci conviene stare tutti insieme, non mi pare che questo posto sia frequentato da gentiluomini. Dico soprattutto a te, signore dell'istituto, non ti allontanare. Non vorrei che qualcuno di questi ubriaconi approfittasse della tua situazione fragile per assaltarti e rubarti. Non credo gli convenga. Non sarete mi ha insegnato come si modifica questo mega, i raggi energetici che sprigiona, talmente potenti che mettere fuori gioco qualunque avversario. D'accordo, andiamo a seguire. Tieni l'occhio ai lati. Andiamo.
no, c'era uno che vendeva roba. Time to go. Presto Sorolico, come osi sminuirmi? Eccolo, non può che essere lui, nessun altro a portarmi a una faccia così brutta. Tirati su, chi sei? Certo, come no. Se non avessi lavorato per te, allora saresti già fatto un sacco di soldi. Perdonami. Immobilizzato e riportato sulla nave. Passata la sbronza, riesci a parlare normalmente adesso? Perdonami, ti prego, hai ragione. Ti faccio una domanda, tu mi hai una risposta, altrimenti ti faccio saltare i denti. Sì, chiarissimo. Lavorai per l'Olier? Conterò fino a tre. Sì, sì, mi era ingaggiato per scortare un tizio in un certo posto di Porto Lumidoso. Non so se chi fosse, l'ho solo accompagnato in un luogo stabilito. Ho preso i soldi e ho levato le tende. Seconda domanda, la persona che stavi scortando aveva qualcosa con te? Con sé? Beh, aveva un grande zaino in spalla che non lasciava mai incustodito. Ma era molto strano, era caldo e continuava a mettere una specie di ronzio. Un effetto di autoriscaldamento prodotto dall'Archium quando era inchiuso in qualcosa. Ne parlavamo il signor Medwin, lo zaino deve contenere il nucleo cinetico dell'Archium. La persona deve essere in hacker. Prima gli darò una bella lezione. Terza domanda, dove l'hai ascoltato? Posso avere una mappa? Posso avere un modo di spiegarlo con precisione? Certo, trovo una mappa, non provare a fare scherzi, altrimenti non ci penso nemmeno. Ci dà la posizione sulla mappa, ecco qua. Ovviamente non ci sarà un'imboscata ad aspettare, però hai raggiunto qualcuno per farmi fuori. Non lo sogno nemmeno, capo, sai che non ti mentirei. Bene, quando arriviamo lì ti aprirei la fila, ho tracciato una rotta, la nostra destinazione è decisa. Prendo il timone e vi ho precisato appunto la cosa menzionato.
Perché siamo allontanati abbastanza, cosa dice il dispositivo? Segnale dell'istituto, nessuna reazione, niente, qui non c'è traccia di energia residua. Che strano, già aumentato la stabilità al massimo, il flusso energetico dell'archeo non si dispera tanto facilmente. Questo prototipo è stato costruito da Monsignor Edwin in persona. È impossibile che non funzioni. Come hanno fatto quel mecca dietro di loro? Lo sapevo, Patty. Quando ti ho promesso lì. Una somma che non avrei mai visto in tutta la mia vita. Nella schiavitù, niente di personale. Ma ho delle bocche da sfamare. Non ti senti mani sporche mischiando in concetto come lo è e prendendo i suoi soldi in quel modo? Capo, abbiamo tutte le mani sporche, i soldi che facciamo non sono mai puliti. Sei l'unico che si sente un paladino della giustizia dicendo questa attività non va bene. Quest'altra fa male alla gente, come se fosse una specie di santo. Alla fine non guadagni nulla e non ti sostiene nessuno, sono stupido come la Mark. Puoi rimanere fedele, abbiamo navigato insieme per molto tempo, non ho dubbi che Margin renderà la sua morte indolore. E ancora sulla nave, non c'è nulla di cui preoccuparsi, al dispositivo di autodifesa e raggi di pressione nervosa modificato personalmente da Monsignor Edwin in persona, andrà tutto bene. Brigati a occuparti di loro, i soldi loro li aspettano solo noi. Basta darmi cosa devo fare addosso. Windstrike! Nice and spicy! Illusion shattered! Let's do that! Time to go! Questo dispositivo è inutile, sembra che Lancar abbia messo a posto quel tipo con le sue sole forze. Se è tornato, vedo che hanno attaccato anche voi, questo significa che... Lui era il corrotto sia Patty che Margin. Era Corvald era l'esca perfetta per tenerci in agguato. Mentre sono solo libero del... Se sono solo il libero paga di Rolier, allora quanto stai parlando con lui? Ha organizzato quell'incontro unicamente per creare eliminarci. Non vedo l'altra spiegazione, davvero brutale, ma decisamente è il suo modo di fare. Dico quindi che il vostro arrivo improvviso sia stato uno per bene, visto che ha scombussolato tutti i loro piani. Se non fosse stato per voi, avremmo potuto lasciarci le penne, così non c'è poco spazio. Comunque queste sono due volte di fila che ci attaccano, di fila che abbiamo qualcosa da nascondere. Allora quei tre sono in combutta tra loro. Ho detto a Lolia di andarsene, cosa ha fatto? Ho trovato qualcun altro che lavorasse per lui. Il cielo deve tapparmi la bocca. Sembra qualcuno abbia combinato un pasticcio e sta cercando di instabilare i propri errori. Certo, la descrizione che sintetizza benissimo questa reazione di Solier sarà in piccolino. Ok. Quindi pure per te gli apprezzamenti sulla statura. Comunque ora è incerto che Nacker si trova a parte luminoso. Abbiamo già ridotto un bel po' l'area dell'esplorare. Capo, fermo meglio a interrogarli per vedere se hanno informazioni utili. Buona idea, conosci le regole? Sono a disposizione, monsieur. Bene, almeno accetti la conseguenza delle tue azioni. Andate a riposare nei vostri alloggi, non dimenticate i tappi per le orecchie. Diciamo che non sarà proprio una notte silenziosa. Vabbè. Spero di aver usato bene Patty e Marca. Assolutamente i due non conoscono un luogo preciso, sono solo che ora la merce verrà scaricata a riva. Un'idea, forse potevano trovare gli indizi usando il rivelatore di flusso energetico. Se questo è davvero un nascondiglio in hacker, allora le persone che vengono da lì mostreranno tutte le tracce di energia dell'Archium. Allora non dobbiamo fare altro che usare il dispositivo. Sapremo esattamente dove andare. Ok,
che emetterà suoni o meno vale la pena provarci, non c'è tempo da perdere, muoviamoci. Teniamo qui per un po', teniamo le orecchie ben aperte, potremo arrivare da un momento all'altro. Non c'è gente che stava aspettando. Se devono essere loro, sembra che stiano consegnando il carico, sicuramente inizieranno a trasportare il resto. Non è vero? Chiedo scusa, seguiamoli, ma facciamo attenzione a non farci beccare di nuovo. Cosa intendi di nuovo? Voi cosa ci fate qui? Mi trovate, avete davvero un buon fiuto. Le versioni lasciano a te, signora di sotto, dopo tutto stai solamente noi le braccia. Capite cosa intendi dire? Togliamoli di mezzo. Fallo fuori, ho già pagato un buon anticipo, non può permettersi il resto. Calma, siamo tutti sulla stessa barca. Aspetta, quanto vi paga l'olio vi darò la stessa somma, oppure se mi risparmiate toglierò in mezzo all'olio, prenderò tutti i suoi soldi e li dividerò tra voi, che ne dite? Non è necessario fare nulla del genere, voglio solo fare qualche domanda. Hai fatto arrivare qui cariche per conto dell'olio, giusto? Ti ha detto che fossero destinati, non lo so. L'olio mi ha solo detto di consegnare tutto qui e qualcun altro sarebbe venuto a prelevare la merce. Abbiamo fatto così anche per delle consegne precedenti, cambiava solo il posto. Una volta sono rimasto per vedere chi fosse l'acquirente, ma non si è fatto vivo. Un altro gruppo di persone ha preso il carico ed è andato via. Non è stato rimanere oltre a me, la sua squadriglia. Allora ha risposto bene? Abbastanza, vattene via e stai larga dall'olio. È un poco di buono. Devo seguirlo? Non c'è bisogno, lascia che se ne vada e che dia agli altri grattacapi prima che, detta che qualcun altro sia venuto a prelevare il carico. Giusto, signora dell'istituto, è il momento di accendere il dispositivo e fare un po' di bip bip, dobbiamo trovarli. Non ho già spiegato che l'ultimo modello è qui, non fa bip. I valori sono elevati, ci sono tracce nette di energia che sono intorno a questa casa. Perché mai si è preso la briga di costruire una casa proprio qui? Questa porta non sembra molto solida, dovrebbe riuscire a romperla, state indietro. Non è il caso di sfondare la porta, potrebbe essere la casa di qualcuno e magari per qualche motivo è stata contaminata. Se è il caso risolveremo il danno, visto che siete al condurre l'indagine, lo devo rispettare tutto ovviamente. Cosa ci fate qui? Ti sei fatto vivo, non sei hacker, perché indossi comunque l'uniforme dell'istituto? Sto qui per consegnare i fornimenti, è vero, lasciate tutto sul retro, non avete letto il messaggio, è fisso sulla porta. Tu sei Monsieur Edwin? Come fai a sapere chi sono? Non importa, fate in fretta, portatemi i fornimenti, il soppressore sarà pronta a breve, perché mi fissate in quel modo? Prima deve avere la rivoluzione, volato troppo in fretta. Ma non eri morto nell'esplosione avvenuta all'istituto?
Cosa state dicendo? Non fatemi perdere tempo, devo completare la mia ricerca e ho minuti contati. Sono il fusiliere della terza sezione, tu eri il mio consulente di ricerca che mi ha aiutato a modificare il dispositivo d'autodifesa a raggio di primo. Cosa terza sezione? Va bene, come si usa? Tu devi essere il cane cercatore. Tu direi che adesso l'hai meritato, guarda un po', ovviamente sto benissimo perché ti trovi qui. È prima del nucleo cinetico dell'Archeon rubato l'interfaccia Nacker. Mi dispiace, ma nonostante la sua mancanza di carità, le sue scarsi doti di ricercatore, i continui danni che ha fatto il mio laboratorio, siamo ancora sulla stessa barca, quindi non posso dirvi dove si trova. Capisco, signor, peccato perché abbia trovato nella casa una mappa con indicato un'area ben precisa. Accidenti, come hai fatto a trovarla? Comunque non importa, non troverete facilmente la sua posizione. Se volete andare a cercarlo, fate pure, ma fidatevi, non riuscite a trovarlo nemmeno facendo 5 giri in quel posto. Ci abbiamo messo 5 anni a costruirlo. Ricordo ancora quando abbiamo terminato i lavori. E adesso cosa facciamo? Rimani qui e tieni d'occhio questo tizio. Signor Risuto, volevamo dire quando andiamo a Frisella, ci attende un viaggio difficile, quindi perché non dare a me il dispositivo? No, muoviamoci, voglio andarmene da qui. Sembra molto turbato, cosa è successo? Prima pensa che Fidel Phoenix verrà a sé. Buona fortuna, non lo troverete mai, 5 giri, capito? Se continui con questa storia, per altri 5 secondi ti mollo 5 pugni in faccia. Beh, intanto guardiamo se c'è qualcosa da fare qui. Non mi sembra. Ho ancora gli alberi da fare. Thank you.
realtà sto cercando qualcosa per aprire. Se lo apro. Ecco perché continuavo a spentare il numero 5, ci stavano dando dei suggerimenti su come risolvere l'indovinello, perché non ce l'ha detto chiaro tondo, perché menare il can per l'aia. Chissà cosa gli passa per la testa, sembrava volerci condurre un hacker. Qualcuno ha lasciato tutte le immersioni proprio accanto alla casa, qualcosa qui come se fossero state preparate per noi.
Nessuno vuole la ricerca, ma io ho passato così tanto tempo, ha mormorato tra sé e sé tutto il tempo. Non ha mai la sensazione che qualcuno ci stia osservando? Lungo la schiena, vado avanti, do un'occhiata all'interno. Un enorme spazio vuoto, non ha niente dentro, dobbiamo tornare a mani vuote. Le piante sono state intenzionalmente ripulite. La potatura sembra relativamente recente, dopo tutto ciò che ha fatto per lui. Comunque io scenderò a dare un'occhiata, dove resta con la signora dell'istituto. Se le cose sfuggono di mano, portarle via da qui. Ma qui non c'è niente, com'è possibile che le cose fuggano di mano? Squid, bibi. Attenzione, sta arrivando qualcosa. Dobbiamo acciuffare lassù. Time to go. Però aspetta. Tanto non scappa. Nel mondo. Senti, lasciami andare al mio generatore, il campo è quanto è pronto. Quando riuscirò a sincronizzare con il nucleo cinetico dell'Archimon diventerà il più grande ingegnere cinetico di sempre. Prendessi il merito del lavoro da qualcun altro, prenderei di essere il più grande ingegnere, vergognati. Ora finalmente so perché Monsieur Ed Edwin non ha mai voluto che tu partecipassi al progetto di ricerca del nucleo. Edwin non ha idea del suo potenziale, anche tu arrivi all'istituto, sai qual è il tuo vero valore. Aiutami, possiamo svilupparlo insieme e diventeremo famosi. Nessuno potrà superare la nostra fama. L'ho scoperto di Monsieur Eden, appartengo all'istituto e sono qui solo per rimedicare, niente di più. Niente di meno, Madame Fulier ha cambiato presente il modo in cui parlare di Edwin. Non essere sciocca, ragazzina, non sai come può andarci. Non terremo mai tanto lavorando per Edwin, neanche in un milione di anni. Edwin, istituto, vogliamo solo usarci, dobbiamo pensarci con la nostra testa. Ora basta, non abbastanza di queste sciocchezze. Chi diavolo sei? La persona che vive sul porto della Medusa, un'altra parola, assaggerai i miei pugni. Aiutami a legarlo e prendere quel nucleo e quello che è. E ritornare indietro. Time to go. Ma la scupra c'era qualcosa.
E vuoi dirmi che qui forse ci dobbiamo tornare dopo? Perché lassù niente. Andiamo avanti. Sapevo, le hai tirati tu. Hai ragione, sono davvero geloso della tua totale inconsapevolezza. Ignoranza, non mi meraviglia che tu abbia condotto una vita così beata all'istituto. Se soltanto Sol fosse qui per vederlo, sverrebbe. Tu torna all'istituto con loro repentiti. Devo tornare alla mia cerca, non ho rotto niente, vero? Che cosa avete intenzione di fare? Riportatemi all'istituto? Come posso continuare la mia cerca in questo modo? Quello sciocco di Raymond ha gettato all'interno l'istituto del caos, e quindi l'idiota di Cosel è solo pensiero di venire mal di testa. Bene, quindi volete dare a me la colpa dell'esplosione nel laboratorio centrale, ma sapete una cosa, nemmeno ero lì. L'istituto è pieno di idioti, è sufficiente che qualcuno rovesci una tazza di caffè per causare un funzionamento di equipaggiamento, quindi non mi sorprende che siano riusciti a scatenare un'esplosione. Spiegarglielo, non ho intenzione di diventare il loro capo espiatorio, è grande affare con la mia cerca, la posso perdere il mio tempo con loro. Quindi ho deciso di mischiarti con gente come Concin. Non è meglio, non è neanche riuscito a mettere le mani su un equipaggiamento di pressione. Ho dovuto fare tutto io, almeno qui se avevo offerto la soluzione. Mi aspettavo il nostro carro, l'ho modificato. Ho detto basta. Hai rubato le risorse. Entrambi avete danneggiato. Però ho visto qualcosa. Time to go. A smile to my face. I follow the wind. Faccio arrivare lassù. There is no escape. Time to go. Another test subject. Boba, get them. Illusion shattered. Allow me. The wrong test subject. Wind strike. Nice and spicy. Shine down. Ha!
secondo me con una pozza. Cos'è qua? There is no hold the line. Boba, get them! Shine down! Allow me! Picked the wrong test subject. This is the thrill of adventure. Vai giù però. Let's move out.
Vamos. Fateful offering. Time to go. Time to go.
time to begin work? Beautiful. Time to go. Follow the wind. Thank you.
Time to go. Se siamo qui o no. Saprei svenire, non credo se tornassi di tutto, giusto? Pensavo che le scartoffie l'avrebbero tenuto occupato per sempre. Cosa impossibile, bontà divina. Che meravigliosa empatia. Impatriata. Ma nemmeno da suonare pulita. Guardando indietro questi due, cercatore signor onorare con Madame Fusilier. Come spiegabile, questo segna la fine del serie di sfortunati eventi di disordine dell'istituto di ricerca di Fontaine. Ottimo istituto di ricerca di Fontaine accadrà in un'umanità mortale in cui tutte le ispirazioni avvizziranno e moriranno. Tu di certo sei già stato fonte di grande ispirazione all'istituto al momento di calmare un po' le acque. Raymond Overman, tu non sai niente di ricerca. Non sei dato a guidare l'istituto di ricerca per l'ingegneria dell'energia cientifica di Fontaine. Io non so come mantenerlo attivo e funzionante, Edwin. Quello che devi fare adesso è essere lontano dalla ricerca di Mark Erkin. È la cosa migliore per tutti noi. Grazie al cielo, il mio incubo è stato finalmente inconcluso. Ok, non avevo mai pensato, ne parlo in questo modo, venendo a te. Dove Madame? L'abbiamo dovuta lasciare molto tempo per calmarsi, quanto pare, distrutta. Te ringrazio ancora. Ok, questo l'abbiamo fatto. Sa dove sarà le altre due missioni che mi mancano? Sta qui la tizia. Non era distrutta. Così improvvisata l'alba cremisi, buon compleanno. Siamo al 79%. Buon compleanno. Ad Astra. Un po' di esplorazione. Qui la zona nuova. Quindi scendiamo qua. Time to go. Andiamo verso l'albero, che là non ci siamo andati. Thank you.
Penso di averli presi tutti, abbiamo fatto il trofeo degli scrigni. Ci mancherebbe però... scendere qui. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.
Time to go. Se le abbiamo fatte, no? Time to go. 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 Q.
Fateful offering. Quindi qui non c'è un cazzo.
Victory is almost ours! Whoa! Nice catch! Victory is almost ours! So close, stay cool! What is it? What is it? Is it another Paimon? Eccolo sta là. Victory is almost... Whoa! Nice catch! You've got it! Wow! Paimon's stomach is rumbling already! Victory is almost... Time to go. Time to go.
Time to go. Follow the wind. Time to go. How about we explore the area ahead of us later? Time to go. Way behind schedule. What is the situation? Là. Shattered. Thank you.
qui però ci siamo andati. Sono le 5. Direi di stoppare. Non so cosa sia, va bene. Quanto uno devo farne, ero 200. Now you shall perish! Huh.
Illusion shattered. My opponent. Born to oblivion. Surrender. Let the mighty be humbled. There is no escape. Shine down. Inazuma shines eternal. Take that. There is no escape. You shall perish. Shine down. Inazuma shines eternal! There is no escape! Illusion shattered! Sakura swirl! Non lo fa prendere, l'ho già fatto. Vabbè. Uno devo fare. L'avrei già fatto. Thank you.
down. Torn to oblivion. Light it up. Illusion shattered. Fall before me. Let's light it up. Now you shall perish. There is no escape. Warning. Illusion shattered. Let's light it up. I see everything. Yes. Have a seat. Go in. Va bene raga, grazie per avermi seguito e buona serata a tutti. Sta vicino al weekend, quindi chi parte, buon weekend. Grazie, ciao.